La moglie di Raffaello Brignetti ha deciso di donare in memoria del marito una parte della biblioteca all'Istituto Scolastico Foresi Brignetti di Portoferraio, intitolata allo scrittore Elbano che proprio al liceo Foresi si è diplomato. All'Istituto Brignetti, cioè al professionale, non esiste una biblioteca. E quindi questa è stata una cosa che ci ha fatto piacere, ci ha permesso di avere un po' di tanti libri, perché saranno circa 300-400, li stiamo inventariando ora, che ci permettono di cominciare una biblioteca anche per l'Istituto Brignetti. Quindi io sono anche particolarmente legata a questa figura di questo scrittore, perché proviene da una famiglia di fanalisti, di guardiani del faro, come era anche il mio babbo. E quindi sicuramente chi ha vissuto in un faro vicino al mare ha un rapporto poi con il mare particolare, che evidentemente Raffaello Brignetti si è portato dietro poi in tutta la sua vita. I libri sono stati recuperati a Roma con un'operazione gestita dagli eredi Brignetti e Cesarotti. Il trasferimento è stato possibile grazie alla collaborazione del Lions. Devo ringraziare però, oltre agli eredi, il signor Cortini, che è del Lions e che ha collaborato organizzando il trasferimento oggettivo, perché questi libri erano a Roma nell'appartamento dello scrittore, e allo stesso tempo anche il Lions Club Isola d'Elba, perché sono loro che hanno messo a disposizione le risorse economiche necessarie per poter effettuare questo trasporto. Un rapporto, quello del Lions con Raffaello Brignetti, che viene da lontano. Nel 1974 infatti gli fu assegnata la targa Lions e proprio alcuni membri dell'associazione hanno promosso la riedizione del premio letterario internazionale intitolato allo scrittore. Nel 1961, purtroppo, dopo aver già cominciato la sua carriera di scrittore, soprattutto di articolista sui giornali, ha avuto un gravissimo incidente automobilistico, è rimasto praticamente senza l'uso delle gambe. Però nonostante questo ha continuato a scrivere e ha scritto molti romanzi i cui tema sono soprattutto il mare, i viaggi, ma diciamo un mare che non è tanto il mare dell'avventura, il mare dell'esotismo come tanti scrittori di mare ci hanno fatto vedere, ma un mare misterioso, un mare pervaso da atmosfere a volte molto curiose, sottili, difficili da interpretare. Certo che uno ha vissuto tanti anni nella sua infanzia e giovinezza in un'isola, ha ricavato da questo tutta una serie non solo di tematiche ma anche di atmosfere, la stessa lingua, il modo di scrivere così spesso difficile ma affascinante, e ha fatto di lui uno degli scrittori più importanti degli anni 60 soprattutto. Ha vinto due grandi premi come il Viareggio e lo Strega, e oggi dovremmo cercare di rivalutarlo questo scrittore, perché uno scrittore comunque Elbano, anche se la sua nascita non è stata qui, uno scrittore soprattutto isolano, e noi che viviamo in un'isola sappiamo cosa vuol dire vivere in un'isola. Rivalutiamo questo scrittore, ci auguriamo che presto si possa fare una mostra di questi libri, perché è giusto che gli studenti riescano a vederli, a leggerli, a commentarli.